Oh, questo su un giornale. Donna 42enne ucraina, da 20 anni in Italia, dipendente da alcol. Come dipendente da alcol? Con esperienza come cavaliere di soccorso, cerca lavoro presso anziani per accompagno, accudirli, eccetera. Massima serietà, solo telefono di lavoro. Ma come dipendente da alcol? Vabbè, è stato onesto. E dai, e dai, e dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. Oggi farò la quarta parte dedicata agli annunci di lavoro più assurdi. Da qui capite che in Italia siamo proprio rovinati. Torrompolo, torrompolo. Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Cerco domestica eboli, non per pretenziose che guardano anche la mezz'ora in più e prime donne. Voi? Cioè, ma gente che non sta lì a guardare l'orario, devi lavorare ad oltranza. Chiariamolo subito, visto che mi capita di avere a che fare solo con principesse. Ammazza, ma poverino, ma e voi? Solo donne modeste, serie e sposate. Ah, vuole sposate? Perché se sei sposata già hai rotture di ce l'hai in famiglia, quindi qua stai più tranquillo, capito? Il lavoro è da svolgere solo la mattina, in assenza di mio marito, che lavora in un salone di parrucchiere. Cioè, il marito lavora, lei però non vuole fare niente, deve fare tutto. Ah, insomma, permette. Tutti i giorni, quindi tranne la domenica e lunedì mattina dalle 10 alle 13. Ma tutti i giorni. Per appuntamenti, per colloqui, telefonare solo la mattina, tranne la domenica e il lunedì. Lunedì è parrucchiere, non lavora. Rompe di voi. Non categorico a ragazzi appariscenti, esistono i club per voi. Qua certa gente non ce la vuole. Perché poi il marito magari si fa venire strane voglie. Più brutte siete, meglio è. Attenzione, Claudio scrive: fitto stanza semi-arredata a casa di una signora anziana in zona Tiburtina, qui a Roma. 430 euro bollette incluse. 400 se ci si prende carico dalla pulizia della casa e del bagno quotidianamente. Con 30 euro devo fare la sguattera. La ragazza dovrà essere laureanda. Quindi non ancora laureata, laureanda, perché deve essere disposta a certe condizioni, capito? In infermieristica o comunque pratica del gestire persone anziane. Divieto assoluto di portare estranei in casa o uomini. Già, prova, sempre la stessa storia, Eventuali amiche solo in orario diurno. Le amiche si può fare. Diamo un occhio. La notte è richiesta la presenza in casa per ogni necessità. Piena libertà della mattina e possibilità di montare una TV in camera. Non presente. E c'è sta pure la stufa. Apro parentesi, probabilmente la TV te la devi comprare a te. Questo c'è una persona ben precisa, la laureando in infermieristica. Che sposta anche un po' fare Cenerentola. Mamma in difficoltà cerca urgente babysitter per bimba di 26 mesi, paziente, calma e con esperienza. Disponibilità paga iniziale i primi due mesi, 300 euro. No, non 300 euro al mese, 300 euro i due mesi. Sicuro. Orario dalle 11 alle 19. Me coglioni. In casa convivono anche due gattini di 2 e un mese e una meticcia di 3 mesi circa. Se devono piacere i gatti, insomma. Solo persone realmente interessate, no perdi tempo, zona Santa Eufemia. Ora io dico, anche se sti 300 euro so al mese, dalle 11 alle 19 tutti i giorni, boh, fatevi due conti. Attenzione, recepzionista di albergo a Fiumicino. Albergo a Fiumicino seleziona giovani aspiranti addetti al ricevimento del front desk alberghiero per stage non retribuito formativo trimestrale. Devi lavorare e non te paghiamo, che sia ben chiaro. Gli aspiranti recepzionisti dovranno inviare curriculum con foto via mail in formato PDF. Poi se glielo mando in doc, vieni escluso. Infatti non saranno accettati altri formati. A sta cosa ci tengono. Si richiede di essere automunito e residente nelle vicinanze del Fiumicino. Lingua inglese scritta e parlata fluentemente ed uso di Windows Office. E il pacchetto lo devi sapere tutto. Vabbè, signori, è uno stage gratis. Le fanno un bucio di c***o così. E via, ma è tutta esperienza. Cerchiamo studentessa automunita di battipaglia per badare ai nostri due bambini i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Sarà babysitter. Che faccia loro fare i compiti e la merenda seguendo le nostre direttive. È ben preciso, perché questo c'hanno un'educazione ben precisa, tutta loro. E che li accompagni 3 giorni a settimana a nuoto e a calcetto a Salerno. Per questo devi essere automunita. L'orario complessivo è delle 14.30 alle 19.30. 100 euro la settimana! Ma che è poco, non ti preoccupare, perché spese per gli spostamenti insomma anche inclusi. Tranquillo, perché il calcetto e il nuoto stanno a Salerno. Tu devi muovere da battipaglia a Salerno, avanti e indietro, però non te pagano. Lo so, adesso mi pare una mezz'oretta. Attenzione! I giri al centro commerciale mentre i bambini sono a calcetto a nostre spese, non ve li fate più, mie care ragazze! E non ve lo fate più! Mosa cambia musica, signori! Queste 100 euro se mi va, te li do! Solo se mi va! Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi al canale, se ancora non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche così non vi perdete i prossimi video! E lasciatemi anche un like, grazie! Lo apprezzo tanto! Cerchiamo bambinaia che si occupa dei nostri due bimbi di 5 e 9 anni, un po' monelli e vivaci! Scrive così, so duro un picco.
che manco ve lo dico. Monelle vivaci ma buoni. Insomma, ti fanno gli scherzetti, però niente da che. Al massimo ti provocano una frattura, insomma, roba da poco, capito? Accompagnarli a scuola la mattina dal lunedì al venerdì. Preparare per loro il pranzo dalle 10 alle 13. Cioè, non ho capito, alle 10 alle 13 devi preparare il pranzo. E che devi fare? Oh? Il tacchino farcito. E ritirarli da scuola. Aiutare loro a svolgere i compiti e riconsegnarceli alle 21:30. Gli devi riconsegnare come un pacco postale, non prima delle 21:30, perché rompono li c***i pure i genitori, eh. Ma non li vogliamo vedere, vogliamo cenare tranquilli con calma. Attenzione, quali sono i benefit? La ragazza potrà usare il wifi, Sky c'è sta sempre, perché la gnoccolona ci casca, capito? Bibite fresche e la TV. Preferiamo un'esperta in lingue straniere per poter impartire ai nostri angeli i rudimenti delle lingue. Pure questo, capito? Il pagamento mensile, dopo aver verificato la serenità dei bambini, sarà retribuito con 300 euro in contanti. Cioè, a nero. Cioè, chiedi ai bambini se gli è piaciuto prima. Ma non ci è piaciuta? E allora non la pago? E allora, richiesta ragazza esperta in baby sitting in zona Ercolano Scavi. La ragazza dovrà occuparsi di tutta la casa, a eccezione delle stanze chiuse a chiave la mattina. E che c'è sta dentro quelle stanze? Meglio non sapere. La mia bimba dovrà essere presa fuori alla scuola e portata a casa. Dargli da mangiare quello che io dirò. E aiutarla a fare i compiti. Seguirà lo spuntino e la cena, con possibilità di trattenersi se i grandi escono. E se ne vogliono andare al cinema, tu devi rimanere là. La bambina giustamente non può rimanere da sola. Offro un fisso mensile da concordare in base alla bravura della ragazza. In base a quello. Se sei brava ti pago di più. Se non sei brava ti pago di meno. Giusto. E ai suoi trascorsi con anomale famiglie. Ma in che senso? Ma che porti? Come con trascorsi con anomale famiglie? Comunque circa 400. Cosa fatto? Una base di circa 400. Vabbè. Chiamare solo se volenterose e non sognatrici. E voi aspettate poi di incontrare il principe azzurro. Devo andare ricche con sto lavoro. No. Cenerentola docet. Nessun principe vi salverà. Buonasera. Se qualche mamma ha bisogno che il figlio o figlia ha senza che ha bisogno, un po' di dopo scuola presso Fragola e un prezzo economico. Solo 65 euro al mese. Bambini di terza elementare e quarta elementare. Mamma mia, questo è il premio Nobel per la letteratura proprio. Ok, bye, dai, questo è il mio numero. Solo per persone intetesate, grazie. Ah, beh, una bonda c'è un problema da pronuncia. Comunque, al di là delle ore, 65 euro al mese ci metterai la firma. Addetti recupero crediti. Azienda seria referenziata. Cerca uomini decisi, di poche parole e prestanza fisica. Possibilmente ex culturisti o ex galeotti. Per recupero crediti in tutta Italia. Molto apprezzate origini meridionali, calabresi o siciliane. Si offre contratto e lauti compensi. Inviare curriculum vitae. Necessariamente con voto interno. Astenersi per di tempo. Questo credo sia finto. Forse è l'unico finto. Purtroppo gli altri erano veri. Attenzione invece novarese. Cercasi colfo ragazza universitaria. Di buona famiglia. Dove sto da buona famiglia? Comunque con titolo di studio per accudire mio figlio di 12. Prescuola e post scuola e per ripetizione. Scusate, che vuol dire prescuola? Cioè, capisco se dice post scuola. Prescuola, ma sono Castiglione Olona. In un secondo momento avrò la necessità che questa persona rimanga a casa con noi. Cioè, dopo che il bambino, insomma, t'ha conosciuto, c'è sta più una fiducia reciproca. Offro vitto e alloggio con piccolo compenso mensile. Da aspettare da campaccio, insomma. Per qualsiasi informazione, contattatemi. No, perdi tempo. Lo dice chiaramente. Vogliamo poveracci, disposti a tutto. Questi sono gli annunci che già stanno in Italia. Attenzione, questo annuncio è a Genova. Cerco tata referenziata per collaborazione occasionale. Oltre 30 anni ed italiana. Che abbia esperienze con bimbi di pochi mesi. In casa sono presenti telecamere, quindi niente furbette che stanno al telefono che frugano nei cassetti. Grazie. Qualcuno gli ha scritto un commento: ma che bell'annuncio! Ti dà proprio quella voglia di contattarla subito. Secondo me, oltre alle telecamere, questo c'è sta pure una specie di piccolo megafono. Che stai a fare? Metti giù quel soprammobile, t'ho visto. Però c'è tutto, se vi è piaciuto questo video date anche un'occhiata alla parte precedente degli annunci di lavoro più assurdi se ve lo siete persi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenermi e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E va bene.